Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Dopo tanto tempo, sì lo so, lasciate stare, ormai io sto affuso con la capoccia, lasciate stare. Oggi siamo qui in un video un po' diverso perché, come avete letto dal titolo, è successa una cosa molto strana. Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, vado ad aprire Fortnite dopo che non lo aprivo da tanto tempo. Ho detto, è uscito il pass nuovo, la season nuova. Andiamo a vedere un po'. Giochiamoci un po', vediamo un po' come era. Vado ad aprire il launcher e mi dice inserisci email e password. E non me l'ho mai chiesto perché ho sempre messo ricordami, quindi non me l'ha mai chiesto. Vabbè, inseriamo email, inserisco la password e non me l'accetta. Ho detto ho sbagliato password, inserisco tutte le password possibili immaginabili che io abbia mai usato. Niente, non me l'accetta. Ho detto vabbè, clicchiamo su aggiorna password, mi sono dimenticato la password e se lo leviamo dalle palle. Vado a cliccare su aggiorna password, cambio la password. E cosa succede? Succede che mi logga con un altro account. A questo account, raga, io ora ho ricambiato il nome in Minesimo, ma non è il mio account. Come potete vedere dalla foto che vi sto mettendo in sovraimpressione, l'account si chiamava Lauliet095. E ho detto, mannaggia la miseria, mi hanno rubato l'account. E la cosa mi preoccupava, soprattutto quando sono andato nelle mie email, cioè nella mia email che uso per Fortnite, che è quella che uso sempre, anche quella che uso per YouTube. Vado a mettere la password e non funziona neanche lì. E lì ho cominciato a preoccuparmi. Ho detto, porca miseria, no, non è possibile, non è possibile. Le mail riesco a risolvere subito, fortunatamente. Fortnite, no. Continuo a cambiare password, ma niente. Continuo ad averci l'account di questo qui. Intanto che il gioco si aggiorna. Una volta il gioco è stato aggiornato, ho detto, vabbè, ho questo account di un'altra persona, lui avrà il mio account. Detto però non è giusto, io ho shoppato il pass, mi ero fatto un culo così per avere tutte le cose. Vado ad aprire il gioco e adesso siamo, come vedete, su Fortnite. Come vedete qua sopra c'è scritto Minesimo, ma io il nome l'ho cambiato ovviamente. Non so perché mi ha accettato il mio vecchio nome, non me lo chiedete perché non lo so. Però fatto sta che io ora sto con il suo account, con il mio nome. Questo account già l'ho aperto, già ho visto tutto, ecco perché il titolo è così. Detto vabbè, cambio il nome e vediamo un po' questo come stava messo. Clicco su battaglia reale. Una volta cliccato su battaglia reale, vedo che della stagione 4 già sta a livello 3, quindi vuol dire che già ha cominciato a giocarci. E poi vado a vedere la skin. Vedo questa skin, è una skin bella, una skin leggendaria o epica, e sono incuriosito. Vado a vedere sull'armadietto e trovo tutta questa roba, tutta roba leggendaria, tutta roba epica. Vado a vedere le skin, tutte queste skin leggendarie, tutte queste skin epiche, tralasciando anche i zaini, i picconi, i deltaplani. Raga, è una cosa incredibile, anche le scie e tutti i balletti vari. Io adesso sono loggato come Minesimo, ma con l'account di questo tizio. Per curiosità, per vedere se l'account fosse mio, mi avesse cambiato il nome, vado a vedere tra gli amici. E tra gli amici c'erano tutti amici sua, tutti amici stranieri. Tanto è vero che, come vedete qua, io li ho cancellati tutti. E adesso io mi ritrovo con questo account di questo tizio, che sarà stato uno scioppone assurdo, perché per averci questa roba, zio, sei stato uno scioppone. Ha continuato a giocarci, perché già è il livello 3, quindi ha continuato a giocarci con l'account mio dentro. Non so come questo account sia arrivato a me, perché se lui avesse cambiato la password del mio account, avesse scoperto il mio account e avesse cambiato la password, avrebbe avuto le mie cose. E non so perché ci sono le sue cose qui, non so, io non so niente, non so come le sue cose siano arrivate a me. Fatto sta che ho tutta questa roba. Non ha fatto in tempo a shoppare il nuovo pass della stagione 4. E però, cioè, poco mi frega, perché comunque adesso mi ritrovo con questo account. Io non ho fatto niente, non ho rubato niente a nessuno, anzi è stato il contrario, perché mi hanno cambiato la password dell'account. Quindi è stato lui a cambiare delle cose a me. Quindi, zio, se tu stai vedendo questo video, se sei italiano soprattutto, ti sei autofottuto, perché io col che te lo ridò l'account, così ti impari a cambiarmi la password. E raga, questo era soltanto un video avvertimento, perché tralasciando che non sto caricando video, quindi è successa una cosa così e me la tengo.
Adesso, prima di chiudere il video, un'ultima comunicazione. Siamo al 2 di maggio. Il 4 maggio c'è una festa. Io devo andare ad una festa in maschera. E la mia maschera è una delle cose più stupide e più perculanti di tutto il pianeta. Scrivetemi qua sotto nei commenti se volete il vlog, però lo dovete scrivere subito, cioè appena vedete il video andate sotto a scrivere sì, vogliamo il vlog, perché raga è una cosa pazzesca, vi taglierete dalle risate per come sarò ridotto. Però lo dovete fare subito, perché vi ricordo che il 4, oggi siamo al 2, quindi subito sotto nei commenti a scrivere se volete questo video. Raga, detto questo, io vi lascio. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, spoilerare come sempre io. Noi ci vediamo al prossimo video. Guardami insieme tutto e...